Buongiorno cantanti! Oggi ci occuperemo di alcune figurazioni ritmiche alternate. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di mettermi un like, di condividere e di iscrivervi al mio canale per sostenere il mio progetto. Allora, oggi ci occuperemo di terzine e duine alternate. Parliamo di ottavi. In particolare la terzina è quella figurazione ritmica irregolare che in un tempo pari ha la durata di un quarto, ma in realtà si tratta di tre ottavi messi insieme. La cosa non avrebbe senso perché ovviamente i due ottavi costituiscono un quarto, però in questo, nel caso della musica si possono creare delle situazioni anche diverse e quindi avere una figurazione ritmica irregolare. Tant'è vero che quando abbiamo la terzina abbiamo tre note legate da una stanghetta unica e una piccola coroncina con scritto 3 sopra. La terzina suona un po', se vogliamo parlare, se vogliamo fare un esempio con le parole o con le sillabe, come le parole divise in tre sillabe, come per esempio possono essere Genova, 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 Genova. Allora, se noi vogliamo utilizzare il tacata, possiamo fare tacata, tacata, tacata. Mentre le duine di ottavi sono come volessimo utilizzare una parola, due sillabe, quindi la parola Roma, per esempio. Roma, Roma, Roma. Allora, se noi ci teniamo un tempo, o e do e tre e quattro, e vogliamo cantare o eseguire quattro volte una terzina in quattro quarti, dovremmo dire Genova, 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 Genova. Oppure tacata, 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 tacata. Se invece vogliamo dire la duina, potremmo usare la parola Roma. Roma, 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 Roma. E utilizziamo lo stesso tipo di velocità. Quindi per questo tipo di esercizio consiglio anche l'utilizzo del metronomo. Un metronomo abbastanza lento, ma non troppo, qualche riferimento che ci possa aiutare un pochettino. Allora, quando noi decidiamo di prendere un tempo, io adesso non utilizzerò il metronomo perché ha un suono molto acuto e in questa stanza è fastidioso, però proverò comunque a tenere il tempo precisamente per dare l'idea di come suonano la terzina e la duina alternate insieme. Quindi dirò Genova Roma, Genova Roma, tenendo un quattro quarti, quindi avremo on e do e tre e quattro e Genova Roma, Genova Roma, Genova Roma, Genova Roma. Provate voi a farlo, on e do e tre e quattro. Molto bene, allora possiamo anche eseguire l'esercizio all'opposto. On e do e tre e quattro e Roma, Genova, Roma, Genova, Roma, Genova, Roma, Genova. Voi on e do e tre e quattro e Roma, Genova, Roma, Genova, Roma, Genova, Roma, Genova. Molto bene, allora adesso sostituiamo alle parole il tacata, che è molto utile. Quindi per il Genova avremo tacata, mentre per il Roma avremo taca. Ovviamente si sente che la duina suona più lenta. In realtà poi l'effetto generale che dà la terzina è quello quasi di rallentare, però sono più note all'interno di un quarto, più note di quelle previste all'interno di un quarto. Quello che è meraviglioso di questa alternanza fra le due figurazioni è che noi iniziamo a percepire come la velocità delle note sia relativa, dipenda dal contesto prima di tutto, ma anche dalle figurazioni che si alternano e che precedono o seguono una determinata figurazione ritmica o un determinato pattern ritmico. Quindi se noi siamo in una situazione
particolare potremmo percepire le note più veloci e in altri casi invece percepirle più lente o come quasi una sensazione di rallentato. Quindi molto interessante a livello interpretativo. Allora, iniziamo quindi con terzina, duina, dicendo taca, ta, taca, ok? O, e, do, e, tre, e, quattro, e. Taca, ta, taca, 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 taca,
Troi. Ok, bene, invertiamo. On, e, do, e, tre, e, quattro, e. Taca, taca, ta, taca, taca, ta, taca, taca, ta, taca, taca, ta. Allora, vabbè, fatelo voi, poi dopo vi spiego. Bene, la terzina ha per caratteristica quella di avere l'accento forte ovviamente sul primo colpo, però in realtà sono tre note che hanno la stessa durata, quindi ta-ca-ta, ta-ca-ta, non è ta-ca-ta o ta-ca-ta, assolutamente, e anche non ta-ca-ta. Attenzione, perché queste sono invece, non sono assolutamente terzine, e sono da inserire invece nel discorso delle quartine di sedicesimi. Quindi se si esegue una terzina senza rispettare la lunghezza di ogni singola nota, non si sta più eseguendo una terzina, ma si sta eseguendo una quartina da sedicesimi con delle note o delle pause o delle note allungate e cose del genere. Quindi si sta andando completamente in un altro ambito e non si rende l'effetto interpretativo della terzina, che è molto importante. Allora, se noi vogliamo utilizzare il fraseggio scat, potremmo fare così. Partiamo con la terzina e potremmo fare un duibara, duibara, molto bello, duibara, duibara. Allora facciamo un duibada, duba, duibada, dubai, ok? Allora facciamo one, two, one, two, three, four. Duibada, duba, duibada, duba, duibada, duba, duibada, duba, voy. Molto bene, invertiamo. Du ba di ba da du ba di ba da du ba di ba da du ba. Quindi, se vogliamo inserire delle note in questo esercizio, possiamo farlo e stiamo o improvvisando o inventando una melodia, se vogliamo, no? Quindi partiamo. Per esempio, potremmo partire da due note un po' più altine e scendere, vediamo cosa succede. On, so, on, do, on, do, tre. Di ba di ba ra 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 bam. Voi, two, three, four. Ok, se invece vogliamo partire invece dal dubara, potremmo fare dubara dubab dubara dubab dubara dubab dubai dubara dubab dubara dubab dubara dubab dubai. Poi dui bara du bam dui bara du bam dui bara du bam dui bam dui man. Molto bene. Allora, è logico che ci sono alcuni libri di testo che sono molto interessanti per poter studiare soluzioni ritmiche associate a soluzioni melodiche, e ovviamente un esercizio molto carino che si potrebbe fare sarebbe quello di partire dalle scale. Quindi, se si volesse partire da una scala pentatonica, per esempio,
partire da una scala pentatonica, quindi eseguendo un esercizio un pochino più rigorosino in termini teorici, noi potremmo utilizzare proprio le prime note della scala pentatonica per la terzina, le altre due per la duina e creare, diciamo, una sorta di melodia molto legata alla scala. La stessa cosa può valere per qualsiasi altro tipo di scala, scale minori, scale maggiori. Noi possiamo sicuramente utilizzare frammenti di scala per abbellire i nostri esercizi ritmici. Ecco, io però a questo proposito suggerirei di studiare bene le scale. Ci sono molti video sul mio canale che riguardano proprio le scale, e prendere spunto da quelle, la scala blues prima di tutte, ma figuriamoci, ci sono tantissime altre scale che sono molto interessanti, molto belle, molto evocative, e per poterle applicare all'esercizio ritmico che abbiamo fatto oggi. In realtà posso fare un esempio? La scala blues, potremmo fare un terzina, molto interessante. Non è una grande invenzione, eh? Semplicemente ho preso le prime note della scala blues e ho inserito terzina, duina, terzina, duina. Facendo terzina, duina, stiamo già facendo qualcosa. Quindi, giusto per capire come si passa da un esercizio ritmico ad un esercizio semplicemente sulle scale, a una porzione di melodia, ok? Quindi io vi invito a esercitarvi tanto, a trovare tante soluzioni vostre e personali, partendo prima però dagli esercizi suggeriti per avere degli spunti. E poi, se vi vengono idee e volete condividerle con me, scrivetemi pure, io sarò più che contenta di potervi aiutare. Se volete delle lezioni su Skype, contattatemi, perché potete farlo, scrivetemi via email, scrivetemi su Instagram, potete contattarmi come volete. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi. Io vi aspetto e vi auguro buon canto. Ciao, alla prossima!